Ettore Marco Vecchio, questo 10° Trofeo delle Regioni, una manifestazione importantissima. Noi nel 2010 come Vastese abbiamo avuto già delle ragazze che si sono laureate campioni d'Italia. Questo perché comunque il beach volley e la pallavolo a Vasto hanno sempre avuto una grande importanza. Sì, anche noi quest'anno ci siamo preparati, però ecco, come ho già detto ai ragazzi, noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, poi magari ci saranno squadre più forti di noi che ci batteranno, pazienza, la cosa importante è che andremo in campo sicuri di aver fatto tutto il possibile per dare il meglio di noi stessi. È importante perché si scontrano non solo con realtà locali ma con realtà di tutta l'Italia. Voi vi allenate giornalmente sui campi dando seguito a quello che fate anche durante l'inverno. Sì, diciamo forse in maniera un po' inferiore, nel senso che abbiamo cominciato meno di un mese fa, abbiamo avuto solo 3 settimane a disposizione per allenarci, quindi il tempo è quello che è, però è stato così anche per le altre regioni. Il vantaggio forse che hanno le altre regioni è che hanno potuto attingere a ragazzi che giocano in vivai anche di Serie A, per cui ecco, sicuramente da un punto di vista fisico-atletico vedremo gente più preparata dei nostri ragazzi che però, ripeto, daranno il massimo. Maria Luisa Checchia, quest'anno a livello femminile tantissime soddisfazioni, sia dalla pallavolo con le squadre giovanili, adesso si potrebbe continuare con le ragazze che giocano nel beach volley. Speriamo, è vero, quest'anno è stata una bella annata nel campo pallavolistico, degli ottimi risultati. Diciamo che delle 2 coppie che abbiamo portato, 3 sono della Polisportiva San Gabriele, la società dove alleno, e sono ragazze molto giovani. Infatti abbiamo portato ragazze anno 97, una 98, quindi con un anno di anticipo. Speriamo bene, insomma. Queste manifestazioni che riguardano tutti gli sport ma soprattutto il beach volley a Vasto ben vengano anche per avvicinare tanti ragazzi al mondo anche della pallavolo, perché non è la prima volta che diversi ragazzi venendo a seguire le partite dei beacher poi si appassionano a questo sport. Sicuramente il trofeo è una bella cornice, infatti noi abbiamo anche una scuola di beach volley e vediamo che abbiamo un bel riscontro ogni anno, lavorando in spiaggia c'è un ritorno notevole anche in palestra, sicuramente a livello femminile abbiamo un ritorno, ma abbiamo visto che il beach volley prende anche il settore maschile, quindi ben venga. Nei giorni scorsi, anzi, si sono giocate anche delle gare under qui proprio a Vasto, ne vogliamo parlare? Hanno fatto alcune coppie che fanno parte della nostra società, hanno 2000, hanno partecipato a dei tornei di Young Beach e hanno potuto dire la loro, sì, insomma anche queste ragazze che sono quelle che hanno partecipato alle finali Under 14 hanno potuto dire la loro, anche perché insomma anche loro oltre agli allenamenti hanno bisogno di confrontarsi soprattutto durante le partite. 10° Trofeo delle Regioni a cui sarà presente anche una rappresentanza della BTS. Sì, abbiamo la fortuna di avere tra i convocati della selezione regionale abruzzese 2 atleti della BTS che sono sicuramente in prospettiva i migliori atleti della nostra società. Praticamente parliamo di Luciano Bucci, il nostro palleggiatore, e Mario Di Croce, il nostro attaccante ricevitore. Loro sono 2 buoni giocatori di beach e Ettore Marco Vecchio, il selezionatore regionale insieme a Pascal Di Cesare, dopo aver visionato un gruppo di atleti, li ha scelti e li ha scelti, probabilmente giocheranno sicuramente, anzi giocheranno in coppia, e io mi auguro per loro che possano fare una buona figura. Vasto e San Salvo hanno sempre avuto un occhio di riguardo verso sia il beach volley che i settori giovanili e queste manifestazioni, come abbiamo chiesto anche a Ettore Marco Vecchio, possono servire per avvicinare anche i ragazzi a questo sport. Sicuramente noi abbiamo una grossa fortuna, sia Vasto che San Salvo hanno una grossa fortuna, quella di avere chilometri di spiaggia e innumerevoli campi di beach volley. Questo non può far che bene alla pallavolo, perché durante l'estate molti ragazzi che magari durante l'inverno non scoprono o non hanno il modo di conoscere questo sport, durante l'estate approfittano per imparare, iniziare a giocare e magari appassionarsi per questo sport. Quanto potrebbe essere bello, come hanno detto anche gli organizzatori, tendere a puntare a fare qui, fare svolgere qui il mondiale anche? Sarebbe il sogno della mia vita. Considera che io circa forse 30 anni fa
non voglio peccare di presunzione, ma sono stato quello che ha portato il beach volley a Vasto, cioè ha iniziato a praticare questo sport sulla spiaggia insieme a un gruppo di amici, e nel corso degli anni poi questa cosa è stata passata a Masa e ad altri personaggi. Se ci fosse questa possibilità sarei sicuramente l'uomo più contento di questo mondo, perché di solito sono costretto a muovermi per vedere delle manifestazioni così importanti. Se vengono da noi sarebbe meglio.